Amici sportivi alla visione, immagini dallo stadio Posto di Prato La Serra, 17ª giornata del campionato nazionale Under 15 di Serie A e Serie B, raggruppamento C, quest'oggi derby tra Avellino e Napoli. Le squadre sono già al centro del campo, partiamo subito con la lettura delle distinte. Partiamo dall'Avellino, padrone di casa, che schiera Romano tra i pali, numero 1, numero 2 Riccardis, 3 Stabile, 4 Virgilio, 5 Serpico, 6 Lupoli, 7 Viscovo, 8 Petrone, 9 Antonio Mozzillo, 10 Andreozzi, 11 Marchese. A disposizione Esposito, Liquori, Benedetto Mozzillo, Leoni, Arena, Lecce, Palomba, Conte e Pietro Longo. Allenatore, signor Pasquale Iuliano. Il Napoli schiera Mancino tra i pali, numero 1, numero 2 Teglio, 3 Parisi, 4 Costanzo, 5 Donofrio, 6 Cretella, 7 Cioffi, 8 De Martino, 9 Montaperto, 10 D'Antonio, 11 Barruffo. In panchina Bovenzi, Somma, Musella, Marrazzo, Ceparano, Padolino, Della Pietra, D'Agostino e Vaccaro. Allena il team partenopeo il signor Giovanni Chiaiese. Arbitro è il signor Oscar Cozzella della sezione di Benevento. Nel corso di questo primo tempo l'Avellino, padrone di casa, attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi, percorso inverso per il Napoli che batterà il calcio d'inizio. Buona presenza di pubblico sugli spalti, giornata ventosa qui a Prato La Serra. Buon divertimento con Avellino Napoli Under 15, derby campano. Ha battuto il Napoli il calcio d'inizio. Manovra la formazione partenopea. Avellino prova a venire via. Nel cerchio di centrocampo manovra il numero 10 Andreozzi. Appoggio all'indietro per Riccardis, che allontana. Ha toccato la sfera il numero 6 Cretella. Di testa svetta De Martino, una serie di rimpalli, alla fine c'è un fallo ai danni dell'Avellinese Viscovo, calcio di punizione per gli irpini. Lupoli prova a cambiare gioco sulla sinistra a beneficio del numero 11 Marchese, che viene anticipato dal preciso intervento del difensore napoletano Teglio. Altro calcio di punizione per l'Avellino, il match è iniziato da 50 secondi. Ecco l'Avellino. Stabile. Serpico. Il controllo di Mozzillo. L'intervento di Donofrio su Viscovo, l'ultimo tocco dell'Avellinese, rimessa con le mani per il Napoli. Parisi con le mani, lancio in avanti, prova a svettare Riccardis per l'Avellino, la palla in area di rigore irpina, l'uscita tranquilla di Romano che si appresta al rilancio. Prova ad andare di slancio Marchese, su di lui Teglio in chiusura. Alla fine l'ultimo tocco è di Marchese, rimessa laterale per il Napoli. Lo scambio nello stretto tra i calciatori azzurri, l'anticipo del numero 8 Petrone sul numero 10 D'Antonio. Ancora il Napoli, Montaperto, De Martino. Ottima rimbeccata per Cioffi. Ecco Cretella, lo scatto del numero 4 Costanzo, che non riesce a pervenire sul pallone. Ci sarà rimessa dal fondo per la formazione allenata da Pasquale Iuliano. L'estremo difensore dell'Avellino Romano si appresta al rinvio. Virgilio allontana il pallone, intendeva servire Mozzillo, ha completamente sballato la misura del lancio. Rimessa laterale per il Napoli. Montaperto deve girarsi e serve Parisi, il quale si rifugia all'indietro dal portiere Mancino.
Parisi, il capitano azzurro, alza la testa, lancia di destro, se la cava benissimo Lupoli per l'Avellino. Intervento di Parisi in scivolata su Mozzillo. Alla fine la rimessa è per la formazione padrona di casa. Con le mani stabile. Il controllo di Marchese, che non riesce però a mantenere il pallone in campo. La palla è schizzata in faro laterale con le mani. Si appresta a battere Tello. Chiede lumi sul punto esatto di battuta al direttore di gara, Tello. E finisce col sbagliare le modalità della rimessa laterale. Inversione, beneficio che l'Avellino sbaglia pure. L'Avellinese è stabile, che viene sorpreso dallo scatto di De Martino, ma c'è Lupoli in copertura. Ottima la scelta di tempo del biondo difensore avellinese. Il rilancio di Parisi, il match dall'impressione di salire di tono. Parisi su Mozzillo, di testa Lupoli puntuale. Alla fine però la sfera è preda per un attimo di un napoletano. Lo scatto di Mozzillo, lo insegue D'Onofrio. Mozzillo va giù. D'Onofrio, calcio di punizione per il Napoli. Le scuse di Mozzillo all'avversario, rischiato l'ammonizione, attaccante dell'Avellino. Calcio di punizione per i partenopei. Quarto del primo tempo, 0-0 tra Avellino e Napoli. Il rilancio di Mancino. Riccardis si fa scavalcare dal pallone. La palla però, buon per lui, è terminata in faro laterale. Rimessa con le mani per i padroni di casa. Una serie di colpi di testa. Contrasto a centrocampo, prova a venire via il Napoli, stabile per l'Avellino, sull'accenno di pressing di D'Antonio, intervento di Tello in acrobazia, ad anticipare Marchese, che stava per involarsi verso l'area avversaria. Ancora una serie ravvicinata di colpi di testa, non è la prima volta che accade nel corso di questi primissimi minuti di partita. Messa laterale con Teglio per il Napoli, vedremo se batterà in maniera corretta la rimessa con le mani stavolta. De Martino non si intende con Teglio, colto in controtempo. Avellino resta sulla tre quarti, la gittata in area di rigore. Cretella, brivido, c'è Petrone per l'Avellino, dalla distanza ci prova di controbalzo Virgilio. Palla ben al di là della porta difesa da Mancino. Tiro debole del capitano biancoverde. Da Mancino a capitan Parisi. Avanza Parisi. Lancio di destro. Intervento di Lupoli, giudicato regolare sull'avversario. Lottano Teglio e Marchese, ancora Teglio, ancora Marchese che insiste su di lui. Alla fine il numero 11 guadagna una rimessa laterale. Con le mani è pronto, stabile per la formazione di casa. Palla ancora in aria. Virgilio allontana D'Onofrio, non tantissimo però. Ne approfitta Viscovo, il diagonale. Palla innocua tra le braccia di Mancino. Riparte il Napoli, o perlomeno ci prova, intercettato per un attimo Petrone. È fortunato il team azzurro nel rimpallo. Ora Cioffi sulla sinistra. Cretella si lascia soffiare il pallone dallo sgusciante Andreozzi. Il filtrante tentato a beneficio di Mozzillo, pare raggiungibile per l'attaccante biancoverde. Nessun problema in sortita per Mancino. Teglio, Parisi. Ancora un lancio, ancora un pallone intercettato dagli avellinesi. Poi
Marchese non riesce a controllare agevolmente il pallone di testa e palla in fallo laterale, si è arrabbiato con lui Petrone, reo di non aver fatto meglio nel controllare la sfera. Ancora il Napoli con Barruffo, si lotta in un fazzoletto di campo, Marchese in palleggio, altra rimessa laterale per la squadra di casa. Sempre stabile il solito schema, stavolta però sbaglia l'impostazione d'attacco la squadra biancoverde, non riparte nemmeno il Napoli. Viscovo, Marchese si inserisce sull'altro versante, il gioco pericoloso dell'attaccante biancoverde, ma è un contatto del tutto fortuito a nostro avviso, non c'è alcuna volontarietà. Calcio di punizione per il Napoli, si rialza il capitano partenopeo Parisi. Punizione battuta da Mancino, anticipato Montaperto, rimessa laterale per il Napoli, ancora Teglio con le mani, D'Antonio, riparte l'Avellino, Petrone non riesce a servire Marchese, eccolo Marchese, D'Antonio messo giù, calcio di punizione per il Napoli. Il fischio di Ozzella a decretare il calcio di punizione. Teglio, movimento di D'Antonio, riceve palla, non riesce a superare l'avversario, c'è Cretera ad alimentare l'azione per il team azzurro, palla però che si perde sul fondo, né Cioffi né Montaperto sono riusciti ad impattare la sfera sul buon cross di Cretella. Romano al rinvio, sfiora di testa Virgilio, riparte il Napoli, l'anticipo di Stabile con il fianco ai danni di D'Antonio che si rialza, ora il cross di De Martino, palla che attraversa tutta l'area di rigore e si perde sul fondo. Nemmeno stavolta Montaperto è riuscito a raccogliere l'invito di un compagno dal versante di destra. Siamo al decimo del primo tempo, 0-0 qui a Prato della Serra tra Avellino e Napoli, match valido per la 17ª giornata del campionato nazionale Under 15, raggruppamento C. Le giovanili di Avellino e Napoli nel corso di questa stagione si sono già incontrate a livello di Under 17 e sempre qui a Prato della Serra nel derby d'andata il Napoli ha sbancato questo impianto per 5-1. Gara che si è disputata a fine ottobre. Ora l'Under 15 proverà a vendicare questa sconfitta. Poi ci sarà sempre nel corso di questa giornata la sfida successiva a questa, Under 16 però, tra Avellino e Napoli. Dunque doppio derby campano a Prato della Serra. Tra l'altro nei campionati Under 15 e Under 16, oltre ad Avellino e Napoli, nei gironi C c'è anche la Salernitana. Manovra l'Avellino, intercetta Teglio, la sfera che salza a campanile, De Martino, Teglio, lo scambio con D'Antonio, il filtrante ottimo per Teglio che prova a controllare di piatto destro, non arriva sul pallone Teglio, ottima la combinazione tra D'Antonio e Teglio. Napoli pericoloso in questa circostanza, altra palla che si impenna, Marchese fermato da Teglio, Montaperto, D'Antonio lo contrasta Stabile, il rimpallo favorisce D'Antonio che però non riesce a mantenere il pallone in campo, l'ultimo tocco è suo, rimessa con le mani in favore dell'Avellino,
colpisce di testa De Martino, ma c'è Virgilio a far ripartire gli Irpini. Lo scatto di Antonio Mozzillo che perviene sul pallone, la mantiene buona. Ancora Mozzillo che cerca di dribblare Parisi, alla fine si allunga il pallone all'attaccante Irpino che ha anche maliziosamente cercato un po' il contatto con l'avversario. Ha lasciato correre il direttore di gara. Reimposta dalle retrovie il Napoli. Parisi, Teglio, Baruffo a dribblare Andreozzi, Cretella si lascia sfuggire il pallone, Costanzo, altra rimessa laterale per la formazione di casa. Ricordiamo che ogni singola frazione ha una durata di 35 minuti. Palla spedita in fallo laterale, con le mani Costanzo proprio nei pressi della panchina napoletana. Triangolazione nello stretto per i giocatori partenopei. L'Avellino però riesce ad interrompere la trama. Altra serie di rimpalli, alla fine c'è il gioco pericoloso di Andreozzi. Calcio di punizione per il Napoli. Partita abbastanza spezzettata, anche se i ritmi si mantengono su livelli discreti. Baruffo, Cretella, ancora Napoli, sulla sinistra Baruffo, il cross basso in aria, svirgola il pallone Marchese, rimedia Lupoli. Ci riprova il Napoli, si scontrano due compagni di squadra. L'Avellino prova a stendersi. Andreozzi. D'Antonio sul pallone. Dribbling, rimasto giù un calciatore del Napoli. Alla fine De Martino spedisce il pallone in fallo laterale per consentire ad Ozzella di fermare il gioco. Abbiamo avuto l'impressione che il calciatore del Napoli infortunato si sia scontrato con un compagno di squadra, trattasi di Costanzo, è rimasto contuso, si rialza Costanzo, si accomoda fuori dal rettangolo di gioco per essere assistito dai sanitari partenopei. Ci sarà rimessa laterale per l'Avellino che restituirà palla al Napoli. Stabile. Gli dà palla agli avversari. Gli uomini di Chiaiese ripartono con D'Onofrio. Palla ancora per D'Onofrio. Parisi. Ha un po' di campo, può avanzare, può ragionare. Cretella, lancio in avanti di Cretella. Monta aperto. D'Onofrio su di lui. Cross basso in aria. Lupoli, il palleggio. Virgilio mette d'accordo tutti e spazza l'area di rigore. Prova a ripartire l'Avellino. Di forza, prova a venire via. Mozzillo, viene fermato l'attaccante biancoverde. Stabile, c'è un po' di confusione in campo, lo scatto tentato da Marchese, tutto inutile, pallone irraggiungibile per il numero 11 dell'Avellino, classe 2002. Teglio all'indietro per Parisi. D'Onofrio. D'Onofrio. Parisi. Lancio per Teglio, ma ha capito tutto stabile. Andreozzi. Viene fermato dall'alto numero 10 di Antonio. Il rude contrasto di De Martino ai danni di Andreozzi, calcio di punizione per la squadra di casa.
Certo, sicuramente non è un Marcantonio, Andreozzi. È un calciatore abbastanza minuto se confrontato con la fisicità degli altri calciatori in campo, tenuto conto ovviamente anche dell'età. Parisi. Teglio. Esterno destro, serve De Martino. Donofrio. Donofrio. De Martino. Virgilio per un attimo aveva intercettato. È fortunato il Napoli. Creteglia. Costanzo, che si è ben ripreso dal contrasto precedente, subisce fallo il numero 4 azzurro. Calcio di punizione per la formazione ospite. Quando siamo giunti al minuto numero 18, non si sblocca lo 0-0 di partenza. In questo derby campano, che segna uno dei match della 17ª giornata del campionato nazionale Under 15. Sul punto di battuta è il numero 6 Cretella, nucleo di calciatori in area. Osserva l'area di rigore Cretella. Attende indicazioni anche dal suo allenatore in lontananza. Cretella in area, la presa in due tempi di Romano. Alla fine il portiere subisce la carica da parte degli avversari. Si è un po' complicato la vita Romano sulla traiettoria arcuata di Cretella. Ha dovuto intervenire in due tempi. La sua prontezza ha evitato il tap-in sotto misura degli avversari. Poi ha subito la carica da parte degli avanti azzurri e il direttore di gara ha arrestato il gioco. Viscovo lancia in avanti a cercare ancora Mozzillo. Prova il colpo di tacco a beffare Donofrio, che però è attento nella circostanza. E rimedia servendo Parisi, Tello, Parisi, Donofrio, Cretella, De Martino, ancora Cretella. Scambio Donofrio-Cretella. Alla fine la trama si interrompe per l'imprecisione nel passaggio da parte di Cioffi. Quanta confusione, svirgola malamente Riccardis. Rimessa laterale per il Napoli. Di testa colpisce Barruffo. Riccardis ancora. Viscovo. Virgilio la ributta in avanti. Il controllo di petto di Parisi all'indietro per Mancino. Ancora Napoli, Cretella. Sempre Cretella. Si fa soffiare palla da Viscovo. Leggerezza del numero 6 che alla fine sgambetta l'avversario e rimedia il giallo. Primo ammonito del match ad inaugurare il taccuino dei cattivi Cretella del Napoli per plateale fallo sull'avversario. Calcio di punizione per l'Avellino, che ora ha l'opportunità di rendersi pericoloso, l'opportunità di creare il primo serio pericolo alla porta del Napoli, difesa da Mancino. La battuta di Andreozzi non è un granché. Svirgola Viscovo nel contrasto. Andreozzi commette fallo, calcio di punizione per il Napoli. Donofrio batte velocemente, è libero sulla destra d'Antonio, ma ha capito tutto però Parisi, chiedo scusa, Stabile. Altro lancio di Cretella, Riccardi sa di intervenire alzando la gamba destra, rimessa laterale per il Napoli. Si
sostanziale equilibrio in mezzo al campo, latitano le occasioni da rete. Unica emozione ce l'ha fornita Romano nell'intervenire in due tempi sul calcio di punizione battuto dal versante sinistro da Cretella. Per il resto nulla di rilevante. Sbaglia il Napoli, prova ad approfittare l'Avellino con il capitano Virgilio. Marchese, intanto è giù un calciatore dell'Avellino, dovrebbe trattarsi del numero 10 Andreozzi. Anche in questo caso il gioco viene arrestato. Il direttore di gara va a sincerarsi delle condizioni del numero 10 bianco-verde. Seduto sul sintetico di Prato La Serra, Andreozzi si rialza in questo momento. 23esimo al nostro cronometro. 12 minuti e poco più all'intervallo. Ritmi discreti ma scarse emozioni sinora in questo derby che si sta disputando a Prato La Serra. Barruffo, bello il palleggio, riviene su di lui Andreozzi, rischia il giallo, numero 10 bianco-verde, che ha trattenuto vistosamente per la maglia l'avversario. Un gesto sfuggito al direttore di gara, calcio di punizione comunque per il Napoli. È sempre Cretella a battere, vediamo se porterà ancora insidie alla porta avversaria. Si gira Cretella all'indirizzo della panchina per carpire qualche suggerimento del suo tecnico. La palla è in piena aria, allontana ancora Lupoli. Il Napoli prova ad alimentare la sua azione, c'è Cioffi che controlla, ancora Cioffi, temporeggia con un guizzo, disorienta Serpico, poi il pallone filtra ed è preda degli avellinesi. Antonio Mozzillo, sbaglia Andreozzi, la sfera che salza a campanile, lotta Marchese con Tello. Intanto c'è un primo cambio tra le fila del Napoli, è pronto di dare in campo D'Agostino, non ce la fa D'Antonio al 25esimo del primo tempo. Il numero 19 del Napoli, D'Agostino, sostituisce D'Antonio. Problemi fisici probabilmente per D'Antonio, non crediamo che fosse un problema tecnico. D'Antonio che è tra i più vivaci dei suoi. E dunque primo cambio operato da Chianese nel corso di questa partita. Fallo intanto su Andreozzi che viene travolto, altro calcio di punizione per l'Avellino. Avanza anche Lupoli per la formazione di casa. Dovrebbe battere il numero 8 Petrone, più indietro c'è Stabile, batte Petrone, palla in aria, ha svettato un calciatore del Napoli, trattasi di Costanzo, riparte di gran carriera il team azzurro, ma è bravo Visco ad intercettare il pallone. Il Napoli ritorna in possesso palla, ma l'Avellino ora si è risistemato. Una serie di passaggi per i calciatori partenopei. Intervento in scivolata di Virgilio, rimessa con le mani per la formazione azzurra. Riccardis di testa a spedire ancora il pallone in faro laterale. Cioffi, Cretella, sbaglia Cretella, prova ad approfittare Antonio Mozzillo, non si lascia superare Parisi e con il tacco riesce ad impattare il pallone. Calcio di punizione per il Napoli. Bravo capitano Parisi nell'uno contro uno con l'avversario. Bravo e anche Fortunato. Ora monta aperto. Ultimo tocco di Riccardis, rimessa per il Napoli. Siamo già dall'altra parte. Costanzo con le mani.
indeciso sul da farsi Costanzo, alla fine prova a servire Montaperto che deve vedersela con Serpico, si gira Montaperto, cross ancora basso, l'ennesimo da parte dei napoletani, dalla distanza ci prova Tello e palla alta. Scelgono i traversoni bassi, i calciatori del Napoli, nel tentativo di bruciare sullo scatto i difensori avversari. Siamo ora abbastanza imprecisi. Gli uomini assist di Chiaiese. Marchese non riesce a penetrare in area di rigore. C'è comunque rimessa laterale per l'Avellino. Ecco la palla in aria. Intervento di Parisi sull'avversario. Altra rimessa per gli Irpini. Sbaglia Antonio Mozzillo. Rimessa laterale per il Napoli. Anticipo di Stabile sul neo entrato D'Agostino. Altra interruzione, altra rimessa laterale. Fermato Mozzillo. Altra rimessa con le mani per l'Avellino. Palla ancora per Mozzillo. Riparte il Napoli con De Martino. Chiedeva il fallo capitan Virgilio. Serpico con autorità sbaga la strada agli avversari, ma c'è rimessa laterale per gli azzurri. Costanzo alla battuta. Cioffi, lo scambio avvicinato con Costanzo, il sombrero danni dell'avversario, il colpo di testa di Costanzo, non molla Riccardis, Barruffo, Costanzo e alla fine palla sul fondo. Mezz'ora di gioco, 5 minuti all'intervallo, sempre 0-0 qui a Prato La Serra tra Avellino e Napoli. Intanto il vento sta aumentando di intensità. Certo, non ci sono le temperature polari dei giorni scorsi, però Barruffo, De Martino, Costanzo, ancora Napoli, Barruffo, De Martino, palla ancora per il numero 8 del Napoli che alla fine lancia il pallone in avanti. Montaperto fermato, Barruffo ancora per il Napoli, colto in controtempo Cretella, rimessa laterale per l'Avellino. Entrambe le squadre faticano a trovare i varchi giusti per poter far male, per se non altro rendersi pericolosi. Intervento di Petrone sull'avversario, rimessa laterale ancora in favore del Napoli. Palla in aria, Lupoli su Montaperto. D'Agostino vuole crossare, c'è rimessa dal fondo, l'ultimo tocco è suo. Trentaduesimo, sta per andare in archivio un primo tempo avaro di emozioni. Andreozzi, Virgilio, lo scatto di Mozzillo e in netto vantaggio Mancino che al limite dell'area abbranca il pallone. D'Onofrio, Parisi, passeggia per vie orizzontali Parisi. Alla fine serve D'Onofrio. E palla sul fondo. Comincia anche a piovere qui a Prato La Serra. Acqua mista a vento.
sono certo le condizioni migliori per poter effettuare la telecronaca. Però Cioffi, altro cross basso, l'anticipo di Lupoli su Montaperto, ma stavolta c'è calcio d'angolo e vedremo se il Napoli riuscirà a combinare qualcosa sotto porta quando mancano 2 minuti e poco più all'intervallo. Tiro dalla bandierina per i partenopei. Traiettoria bassa, la rovesciata tentata da un calciatore del Napoli, intervento di Romano a respingere. Tra un po' vedremo di chi si tratta. Pericoloso il Napoli in chiusura di frazione. Prima emozione, prima vera chance per la squadra partenopea. Ecco, il calciatore che ha effettuato il gesto acrobatico è Cioffi. Cioffi ha sfiorato il gol del vantaggio proprio in chiusura di primo tempo. Il Napoli ora si costruisce un'altra opportunità. Calcio di punizione. È sempre Cretella il battitore, stavolta dal versante di destra. Palla in pienaia, la presa, anzi la smanacciata di Romano, che sembrava pervenire sulla sfera con maggiore sicurezza, ha avuto un millesimo di secondo di esitazione, ha smanacciato il pallone rifugiandosi in corner. Napoli ora che assede gli avversari in questi ultimi istanti di primo tempo. Altro corner per gli azzurri, traiettoria alta, palla allontanata, c'è fallo in attacco, calcio di punizione per l'Avellino. È pronto Romano alla battuta del calcio di punizione, ci sarà 1 minuto di recupero. Proprio in questo momento arriva la segnalazione del signor Ozzella, appartenente alla sezione di Benevento. Altra rimessa per il team di Chiaiese, che sta spingendo in questa fase finale del primo tempo, dopo aver sonnecchiato per gran parte della prima frazione di gioco. Anche l'Avellino non è che abbia fatto tantissimo, ci sta provando ora il Napoli a schiodare lo 0-0. L'Avellino non riesce da qualche minuto più ad uscire. Duplice fischio di Ozzella, si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0 tra Avellino e Napoli. A risentirci per il commento del secondo tempo. Amici sportivi, ancora immagini dall'impianto sportivo opposto di Prato La Sera. Sta per iniziare il secondo tempo della partita di calcio Avellino-Napoli, valevole per la 17ª giornata del campionato nazionale Under 15. Il primo tempo si è chiuso sul punteggio di 0-0. Passiamo subito alla rilettura delle distinte. Partiamo dall'Avellino, che schiera Romano tra i pali, numero 1 2 Riccardis, 3 Stabile, 4 Virgilio, 5 Serpico, 6 Lupoli, 7 Viscovo, 8 Petrone, 9 Antonio Mozzillo, 10 Andreozzi, 11 Marchese. In panchina Esposito, Liguori, Benedetto Mozzillo, Leone, Arena, Lecce, Palomba, Conte e Pietrolungo. Allenatore il signor Pasquale Giuliano. Il Napoli risponde con Mancino, numero 1, 2 Tello, 3 Parisi, 4 Costanzo, 5 Donofrio, 6 Cretella, 7 Cioffi, 8 De Martino, 9 Montaperto. Il numero 10 era D'Antonio, sostituito al 25esimo dal numero 19 D'Agostino, poi Baruffo. In panchina Bovenzi, Somma, Musella, Marrazzo, Ceparano, Padolino, Della Pietra e Vaccaro. Allenatore signor Giovanni Chiaiese, dirige il match il signor Ozzella, appartenente alla sezione di Benevento. Il secondo tempo è iniziato da 1 minuto circa, dicevamo. Primo tempo che si è chiuso sullo 0-0 ed è un parziale che rispecchia fedelmente quanto visto nel corso della prima frazione. Le occasioni, diciamo, o meglio l'occasione più importante si è avuta
proprio in finale di frazione con Napoletano Cioffi che è rovesciata, ha impegnato la distanza ravvicinata del portiere avellinese Romano. Per il resto nessuna occasione né da una parte né dall'altra di rilievo. Vedremo ora se questo secondo tempo ci riserverà qualche emozione in più. Rimessa laterale per il Napoli. Napoli che è reduce dalla bella vittoria interna per 4-1 danni del Perugia. L'Avellino ha pareggiato a Frosinone per 1-1. Pontotello con le mani. Calcio di punizione per l'Avellino. È pronto stabile. Dobbiamo dire però che le difese sono riuscite a neutralizzare, a disinnescare al meglio i rispettivi attacchi avversari. Costanzo prova a cambiare gioco, è indeciso D'Agostino se pervenire o meno sul pallone. Alla fine la sfera termina in fallo laterale, allontana per il Napoli De Martino, palla ancora nella metà campo dell'Avellino. Rimessa azzurra, Contello, anticipato D'Agostino, altra rimessa con le mani a beneficio dei calciatori azzurri. Baruffo, il filtrante, allontana Lupoli, un altro tra i migliori in campo. Riparte il Napoli, Cretella, passaggio errato, colto in controtempo Cioffi, intanto l'intervento di Viscovo sul numero 4 Costanzo, che quest'oggi nei contrasti non è particolarmente fortunato. Già nel primo tempo aveva subito un duro colpo da un compagno, però ora però pare che accusi qualche problema alla mano sinistra. Potrebbe essere caduto male. Mano o polso, dolorante visibilmente, Costanzo. Occorrerà una sorta di bendatura al polso sinistro del giovane mediano del Napoli, classe 2002. Gioco fermo, ovviamente il direttore di gara terrà conto nel computo del recupero di questa interruzione. Si rialza Costanzo tra gli applausi dello sportivo pubblico presente quest'oggi a Prato La Serra ad assistere al derby campano Avellino Napoli. Lo scatto di Cretella, Lupoli ad anticipare l'avversario, ma Cretella riesce a prevenire sul pallone. Non preciso Lupoli stavolta, troppo debole il suo colpo di testa, non è riuscito a spedire il pallone almeno in fallo laterale. Il Napoli ci prova con il numero 11 Baruffo, guadagna un calcio d'angolo la squadra ospite che ha premuto maggiormente negli ultimi minuti di primo tempo. E dunque tiro dalla bandierina per il Napoli. Nucleo di calciatori in aria, intervento di testa di Lupoli ad anticipare di un soffio l'avversario, altra rimessa laterale per il Napoli,
c'era stata la sortita di D'Onofrio, che si è visto sfilare il pallone dalla sua portata davvero per un nulla. Giutello lascia correre il direttore di gara. Gioco interrotto. Si profila il primo cambio per l'Avellino. Entra in campo il numero 19 Conte, fuori il numero 11 Marchese al settimo della ripresa. I due 19 sono in campo, quindi Conte per l'Avellino e D'Agostino per il Napoli. Calcio di punizione per i padroni di casa. Si incaricherà della battuta Petrone. Ecco Lupoli. Serpico. Destro di Serpico. La palla che si perde tra i guantoni di Mancino. Se si eccettua doppio intervento di Romano sulla rovesciata di Cioffi, e un intervento in due tempi sempre del portiere avellinese sul calcio di punizione di Cretella. Possiamo considerare i portieri sinora alquanto inoperosi. Sbaglia la rimessa laterale Costanzo, rimessa assegnata all'Avellino. Viscovo allontana Riccardis senza fronzoli. Duellano D'Onofrio e Antonio Mozzillo. Viscovo per un attimo anticipato Cretella. Palla ricacciata nella metà campo partenopea. Lascia sfilare sul fondo D'Onofrio. Ci sarà rimessa per il Napoli. Da Mancino a D'Onofrio, indeciso se servire lateralmente o per vie verticali, serve Cretella. Cretella che è l'unico ammonito del match sinora. Tello, ancora Tello, si allunga il pallone, glielo sottrae Petrone. Sbaglia anche l'Avellino. Virgilio in avanti, stabile il capitano del Napoli Petrone, in due tempi se la cava su Mozzillo. Rimessa laterale per l'Avellino sulla tre quarti. Nono della ripresa, sempre 0-0 qui a Prato La Serra. Rilancio strano di Conte, la sfera che si alza al Campanile, che lo spiovente che non ha sortito i frutti sperati per l'Avellino. Intanto calcio di punizione per il Napoli. Il programma della 17ª giornata prevede Bari-Benevento, Salernitana-Crotone, Avellino-Napoli, Palermo-Frosinone, Roma-Pescara, Ascoli-Latina e Perugia-Ternana. A una rettifica c'è anche il Benevento nel girone C, una rettifica doverosa, c'era sfuggito il Benevento. Sono quattro le campane presenti nel girone C: Avellino Napoli, Benevento e Salernitana. Altra rimessa laterale per l'Avellino. Messa laterale per l'Avellino. Capitano Virgilio prova a lanciare il numero 7 Viscovo. Era in fuorigioco Viscovo. Calcio di punizione per il Napoli. Costanzo
No, c'è rimessa laterale, c'è rimessa laterale, non calcio di punizione. Cretella direttamente a Mancino. La classifica del raggruppamento C del campionato nazionale Under 15 vede la Roma in testa con 43 punti, staccato di ben 12 lunghezze, il Napoli al secondo posto con 31 punti, Palermo 29, Benevento 28, Frosinone 27, Bari 24, Salernitana 23, poi Pescara e Avellino 17, Latina 15, Ternana 14, Perugia e Crotone 12, Ascoli, Fanno di coda con 11 punti. Manovro del Napoli con Cioffi, fermato da Riccardis, intervento di Cretella, attenzione perché Cretella è già ammonito, ha pure il cartellino rosso in mano il signor Ozzella. Napoli destinato a rimanere in 10. Ci sarà la doppia ammonizione ai danni di Cretella. L'intervento rude su Riccardis. Il direttore di gara invita comunque i sanitari di entrambe le compagini a fare il loro ingresso in campo, a soccorrere i rispettivi calciatori che restano contusi sul rettangolo di gioco. Approfittiamo dell'interruzione per leggervi anche il programma del prossimo turno, il 18esimo, che prevede Bari-Ascoli, Ternana-Avellino, Napoli-Palermo, Benevento-Pescara, Crotone-Perugia, Frosinone-Roma e Latina-Salernitana. Ancora doloranti al tappeto i due calciatori, si rialza intanto Riccardis. Ci sarà la seconda ammonizione per Cretella e conseguentemente l'espulsione per il numero 6 del Napoli, che lascia claudicante ed espulso il rettangolo di gioco. Dunque al 14esimo della ripresa, Napoli in 10 per l'espulsione, per doppia ammonizione di Cretella. E vedremo se la formazione locale riuscirà a sfruttare la superiorità numerica in questa restante parte di match. Messa con le mani di Stabile, Mozzillo, Stabile, prova a crossare. Intervento con il corpo di D'Agostino. Antonio Mozzillo, palla in aria. Sfera che si perde alta. Rimessa con i piedi per il portiere del Napoli, che dovrà affrontare questi ultimi 20 minuti di partita con un uomo in meno, vista l'espulsione di Cretella un paio di minuti fa. Parisi, Baruffo, De Martino, lo scatto del numero 8, ancora il Napoli, gli taglia la strada Petrone, rimessa con le mani per la formazione ospite, Montaperto nello stretto, intervento di Virgilio, Conte per l'Avellino, va giù, fallo commesso da D'Agostino, calcio di punizione per l'Avellino, cambio il secondo per l'Avellino, esce il numero 10 Andreozzi, dentro Pietro Luongo.
si può riprendere a giocare. Stabile alla battuta, intervento di Tello. Sbaglia Parisi, Conte, entra in aria Conte, vince un rimpallo, ci prova di destro, palla alta, ha calciato scivolando Conte, non ha potuto far meglio il calciatore numero 19, subentrato al settimo di questa ripresa, numero 11 Marchese, insiste l'Avellino. Il Napoli deve trovare l'assetto giusto per ovviare all'inferiorità numerica. Intanto lottano Lupoli e Montaperto. Montaperto è dito per Tello, che supera di gran carriera l'avversario. Tello, cross basso, calcio d'angolo per il Napoli. 17esimo della ripresa. Attacca con un uomo in meno il Napoli, dalla bandierina De Martino. Movimento in aria, occhio a Montaperto, occhio a Donofrio per il Napoli. Palla nell'aria piccola, svetta ancora Lupoli, il controllo di destro di Cioffi, che ha provato a girare il pallone all'indirizzo dello specchio della porta, tentativo fallito. Esce di scena per il Napoli Barruffo, sostituito da Musella, maglia numero 14. Lascia il campo anche Montaperto, a beneficio di Vaccaro, casacca numero 20. Riesce D'Agostino, che pure era subentrato ad Antonio nel corso del primo tempo. Al suo posto Padolino, ma il numero 17. Lo scatto di Conte, si invola Conte, entra in aria, rimonta su di lui in maniera perfetta, regolare Donofrio. Ha perso l'attimo giusto Conte, non è riuscito a staccare l'avversario nella corsa. Buona opportunità comunque per l'Avellino. Dalla distanza, tiro improbabile del numero 20 Vaccaro, palla al lato. 19esimo, sempre 0-0 a Prato la Serra tra Avellino e Napoli. Avellino che nel corso di questo campionato ha sinora raccolto 5 vittorie e 2 pareggi, ha perso 9 partite, ha segnato 17 reti, ne ha subite 22. Il Napoli invece ha vinto 9 volte, ha pareggiato 4 volte, ha perso 3 volte, ha siglato 29 reti, ne ha subite 17. Rimessa laterale per i partenopei. Padolino, tocco di Musella, lo scatto di Mozzillo, Mozzillo commette fallo sul capitano del Napoli Parisi, non su Mancino a nostro avviso. Ha strattonato irregolarmente Parisi, calcio di punizione per il Napoli. Ancora una volta pericoloso l'Avellino sulle verticalizzazioni. Intanto di testa Riccardis manda il pallone in calcio d'angolo. Si cambia versante dalla bandierina sempre De Martino. Adesso c'è anche Vaccaro che in quanto a centimetri può farsi rispettare. La battuta di De Martino, palla in aria. Ancora De Martino, che però è in fuorigioco.
è scattata alla perfezione la trappola dell'offside. Si è ritrovato al di là di tutti De Martino e non è riuscito ad alimentare l'azione per la sua squadra. La battuta di Romano, non riesce a colpire di testa Viscovo. Brancamancino, Parisi, lancio impreciso del capitano del Napoli, di messa con le mani per l'Avellino. Lungo lancio di Virgilio, sgambettato Parisi da Pietroluongo. Calcio di punizione per il Napoli stavolta. Ha rischiato il giallo Pietroluongo con questo intervento da Tergo. Batte Mancino, Parisi, D'Onofrio. Di testa colpisce Padolino. La difesa biancoverde fa buona guardia però. Ancora Napoli. D'Onofrio. A rinvio lungo. La presa di Romano. Rilancio di Romano. Il controllo nel cerchio col ginocchio, nel cerchio di centrocampo di De Martino. Fallo di mano di Parisi, ammonizione per il capitano del Napoli. Calcio di punizione da posizione interessante per la formazione di casa. Conte nei pressi del pallone. Dunque ammonito Parisi per la formazione ospite. Nessun provvedimento disciplinare all'indirizzo dei calciatori biancoverdi. Ed ecco Conte, attenzione, 23esimo della ripresa, posizione ideale per un destro. Parte Conte, palla alta non di molto. Batte Mancino, riparte ora il Napoli che ricordiamo è in 10 a causa dell'espulsione immediata da Cretella a 14esimo di questa frazione. Il rilancio di Romano, non colpisce di testa Conte, c'è Tello che lascia scorrere, alla fine riesce nel far uscire il pallone dal rettangolo di gioco difendendo con il corpo la fuoriuscita appunto della sfera. Cambio per l'Avellino, fuori il numero 7 Viscovo. In campo il numero 18 Palomba. Rimessa per l'Avellino, pasticcione il Napoli in questa circostanza. Conte, stabile, non riesce a crossare. Virgilio per l'Avellino. Vuole intensificare il pressing, la formazione di casa. Vuole sfruttare l'arma dell'uomo in più. Anche se sinora la disparità di uomini in campo non si è notata. Il Napoli sta reggendo bene il fatto di essere sotto di un uomo. Rimessa con le mani per il team ospite. Vaccaro, Musella. De Martino viene anticipato. Mozzillo sbaglia. Padolino. Sbaglia pure il Napoli. Lancio di Antonio Mozzillo per il movimento di Palomba. Non riescono nello scambio Pietrolungo e Palomba. Riparte Parisi per il Napoli. D'Onofrio.
il sinistro di D'Onofrio. Lupoli protegge l'uscita del suo portiere, stabile, resta l'equilibrio in campo. Rimessa con le mani per il Napoli. Tello con le mani. Di Martino si allunga il pallone. Vuole lo scatto di Palomba. Palla irraggiungibile per il numero 18 dell'Avellino. Riparte il Napoli e imposta la formazione partenopea con D'Onofrio. Alto sinistro di D'Onofrio. Costanzo ci prova di controbalzo, palla alta, numero 4 non è riuscito a mantenere basso il pallone, la sfera che si è alzata gradualmente. Altro doppio cambio, altro doppio avvicendamento per il Napoli, via il numero 7 Cioffi che si è reso pericoloso in chiusura di frazione con una rovesciata che ha visto l'intervento di Romano che si è salvato con la respinta del pallone. In campo il numero 18 Della Pietra per il Napoli, così pure Ceparano, praticamente rivoluzionata la formazione di Chiaiese. Passaggio di D'Onofrio a beneficio del suo portiere. Mancino gli restituisce il pallone. Il solito rilancio del centrale azzurro. Ancora Napoli con Vaccaro. Appoggio sulla sinistra per Musella. Riccardis in scivolata a respingere il pallone in fallo laterale. 28esimo, 2 minuti allo scoccare della mezz'ora. E poi anche il secondo tempo entrerà nella fase calante. Prova a ripartire l'Avellino. Intervento su Pietro Longo, messa laterale per l'Avellino. Con le mani Riccardis, Palomba, circunnaviga Palomba, intercettato il suo passaggio, rimedia Palomba al suo errore. Su pallone troppo leggero, ancora Avellino, conclusione ribattuta, riparte il Napoli, perlomeno ci prova, l'intervento energico, efficace di Petrone, poi sbaglia nel controllo Conte sul passaggio ravvicinato di Stabile. Calcio di punizione per il Napoli. Una piccola scaramuccia tra Costanzo e Conte, tutto risolto. Capitano partenopeo Parisi batterà il calcio di punizione. Prova a girarsi Vaccaro. Allontana ancora D'Onofrio. Palla in area bianco-verde, la presa di Romano. E anche il secondo tempo, in fatto di occasioni, si sta rivelando avaro. Squadre che si stanno annullando a vicenda, nonostante ritmi non certo compassati. Ecco l'Avellino. Conte non riesce ad arrivare su quel pallone. Rimessa laterale per il Napoli, che non sta eccessivamente patendo il fatto di essere in inferiorità numerica. L'Avellino, nonostante l'uomo in più, stenta a rendersi pericoloso. 31esimo, 0-0 qui a Prato La Serra. Virgilio, intervento a gamba tesa da parte di Costanzo sul capitano biancoverde,
anche lui maglia numero 4. Calcio di punizione per il team allenato da Pasquale Iuliano. Buona opportunità per la formazione di casa, batterà stabile. Con la battuta del calcio di punizione la presa di Mancino. Con calma olimpica l'estremo difensore del Napoli ha fatto suo il pallone. Parisi, Costanzo, ancora Parisi. Lancio errato, Lupoli, ancora Avellino, lo scatto di Palomba. Parisi non vuole correre rischi e spedisce in faro laterale. Avellino nuovamente in zona d'attacco, stabile con le mani. Conte, gioco di prestigio, va giù Conte, tutto regolare. Lo scatto di Lupoli è in netto svantaggio su di lui, Vaccaro spedisce in faro laterale. Lupoli avrebbe potuto servire comodamente all'indietro Romano. Numero 6 regala l'opportunità al Napoli di riaffacciarsi nella metà campo avversario. Costanzo, conclusione debole di sinistro, nessuna difficoltà di sorta per Romano che si appresta al rinvio. Ecco lo spiovente, anticipo di Parisi. Petrone fa la spedita in faro laterale. 33esimo, 2 minuti più recupero alla fine di questa partita. Ricordiamo che nel campionato under 15 la frazione ha una durata di 35 minuti. Di testa Lupoli, Virgilio con qualche rischio, Riccardi si allontana. Di testa Parisi, di testa pure Petrone. Tello fa rimbalzare il pallone, ancora Tello, avanza il numero 2 del Napoli, riesce a servire Costanzo. Iniziativa della formazione del Napoli. Musello ha provato ad arrivare sul pallone, palla lunga per il numero 14. Il rinvio di Romano, la respinta di Musella, intervento di Riccardis su Della Pietra, giallo per Riccardis, primo ammonito tra le fila dell'Avellino. Punizione per la squadra allenata da Giovanni Chiaiese. Batterà il calcio di punizione Ceparano. La battuta di Ceparano, palla respinta. Allontana l'Avellino. Parisi, la minaccia Conte che incombe sul capitano del Napoli. Alla fine c'è rimessa laterale per la squadra azzurra. Vaccaro lotta, il pallone in qualche modo filtra. Il fraseggio del Napoli, altro rilancio del numero 5 D'Onofrio, palla innocua tra le mani di Romano, invio del portiere biancoverde Antonio Mozzillo. Petrone, intervento di Parisi, di testa ancora Petrone. Tello, avanza il numero 2 del Napoli, ancora Tello, salta con abilità Virgilio, lo slalom del numero 2, serve ora un compagno che non riesce a crossare tra il disappunto dei tifosi del Napoli presenti sulle gradinate dell'impianto posto di Prato La Serra. Ci si avvicina alla fine del match, avanza il Napoli sotto misura. Che cosa ha fallito Della Pietra, che in spaccata
ha spedito il pallone oltre la traversale. Che chance per Della Pietra, ha avuto l'opportunità di siglare il gol decisivo proprio nella fase di recupero. Si è salvato l'Avellino. Va giù Riccardis, il fallo di Della Pietra. Diamo verbale per il numero 18 del Napoli che un minuto fa ha avuto sul sinistro la palla dell'1-0. Ma ha clamorosamente fallito una ghiottissima occasione. Il Napoli in inferiorità numerica avrebbe sbloccato lo 0-0. Si continua a giocare, lascia correre il direttore di gara per il vantaggio. Sbaglia il Napoli, troppo approssimativo nella circostanza. Ecco Antonio Mozzillo per l'Avellino. Riesce a mantenere il pallone in campo. Riparte il Napoli con Della Pietra. Sfugge il pallone a Vaccaro. Lotta con Serpico. Riccardis. Il palleggio di Conte. Doppio tocco di Conte. Serve benissimo Palomba. Riviene su di lui Ceparano. Rimessa laterale per l'Avellino. Siamo nella fase di recupero. Il tempo regolamentare al nostro cronometro è scaduto già da 3 minuti. Palomba. Ci prova dalla distanza il capitano biancoverde Virgilio. È in fuorigioco però. Un calciatore dell'Avellino. Trattasi di Antonio Mozzillo. Riparte il Napoli che poco fa con Della Pietra ha fallito un'occasione d'oro. Romano va al rinvio. Aveva provato Conte a beffare Parisi. C'è in questo momento il triplice fischio del direttore di gara che decreta la fine del derby Under 15 tra Avellino e Napoli. Nulla di fatto, 0-0 qui a Prato La Serra. Il Napoli in pieno recupero con Della Pietra ha avuto l'opportunità di portare a casa il derby. Della Pietra ha fallito sotto porta. Il risultato è rimasto fermo sullo 0-0. Da Prato La Serra è tutto, Mimmo Ascolisi al commento, Alfonso Iannone alla telecamera. Risentirci ai prossimi eventi di Avellino TV.